Ciao ragazzi, oggi siamo qua con i Lost che ci presentano il loro nuovo album. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, come prima cosa vi volevo chiedere cosa c'è di nuovo in questo progetto musicale, cosa è cambiato rispetto a quello precedente, se vi siete migliorati o peggiorati, insomma, raccontateci un po' voi. Beh, migliorati e peggiorati lo dice la gente, comunque sono loro i critici in questo caso. Di nuovo c'è un grosso lavoro in tutto, nella musica, nei testi, nella grafica del CD stesso. Abbiamo cercato di rendere il disco il più variopinto possibile, quindi dando un colore diverso per ogni canzone e facendo assaporare diversi sapori a chi andrà ad ascoltare questo disco. C'è l'inserimento di nuovi strumenti come cornamuse, fisarmoniche, violini, piani, tutti suonati, C'è una ricerca, c'è una quindi. ricerca nel suono molto più curata, dovuta comunque alla grande esperienza che abbiamo fatto durante il tournée. Abbiamo fatto più di 50 date, poi è la terza tournée che abbiamo fatto, e quindi ovviamente tutti i musicisti che abbiamo conosciuto ci hanno permesso di crescere come artisti, Ho come persone. capito. E i temi principali dell'album quali sono? Guarda, i temi principali ce ne sono tantissimi. Quello che lega ogni singola canzone è questa idea del viaggio, nel senso di vivere il più possibile la vita in ogni suo aspetto. Allora, se un viaggio parte dall'idea, dall'ispirazione di un libro di Jack Kerouac sulla strada, Sì, on the road, on the ok. road, e da lì poi si articola tutto quanto. E voi in che punto siete di questo viaggio? Fermi in autogrill a bervi una birretta e mangiare un panino? O quantomeno qual è la meta? Noi siamo ripartiti dopo una pausa e Ok. adesso sì, potrebbe essere che magari ci fermiamo un secondo a bere la birra, però poi si riparte con i Corsia di concerti. sorpasso. Corsia di Ok. sorpasso. E qual è la vostra canzone preferita dell'album? Una testa. Una canzone preferita, ti posso dire dal vivo è molto bello suona Chagall, come in un quadro di Ok. Chagall, scusa. Ok. E per voi? Per Uguale noi 2 ore all'anno, cioè per me, poi dopo la quello plaggia che al cielo. come sempre dal punto di vista live, poi nel disco ci Sì, sono tutte certo. Anche per me è come un quadro di Chagall. C'è una cosa molto particolare all'interno del vostro album. Ho notato una ricerca grafica molto curata. Esatto. Ci sono origami, attrezzi, taglierini, c'è il disco in vinile. Mi raccontate un attimo, come mai questa scelta così particolare? Abbiamo collaborato con questi ragazzi di Verona che hanno innanzitutto lavorato anche con Subsonica, Kid Nash. E ci hanno proposto questa idea della valigia, del viaggio, che è rispecchiato in ogni minimo dettaglio, insomma, quello che abbiamo riportato noi nei testi. E siamo rimasti molto contenti perché abbiamo veramente un CD molto molto bello, anche graficamente. Siamo davvero contenti e speriamo piaccia alla gente. Certo, e volevo chiedervi una cosa che mi ha un po' incuriosita. All'interno delle dediche c'è una dedica dall'Italia. Me la spiegate un attimo? La dedica dell'Italia è una dedica perché abbiamo fatto delle foto e quindi ci sembrava doveroso, insomma, con Ah, chi ok. collaboriamo. Ah, io pensavo che fosse No, legato al tema del viaggio o al fatto che avesse accumulato talmente tante miglia ancora che. No, non abbiamo ancora aspettiamo raggiunto le miglia qualche biglietto, lo di George Clooney. Esatto, come up in the air. Ok, e ora i programmi per l'estate, immagino che vabbè, non farete vacanza, ma. No, vacanza no, mai, le vacanze sono un sogno. No, abbiamo questa tournée in atto negli in-store, che proseguirà fino a fine maggio. Abbiamo due date molto importanti, che sono quelle del 14 al Magazzini Generale Da a Milano, Milano. e il 16 saremo al Blackout Rock Club a Roma. Sono due date di presentazione dove presenteremo questo nuovo disco, inoltre sarà un antipasto di quello che porteremo in giro quest'estate con il tournée vera e propria. E avete in programma anche di girare qualche video musicale? Sì, c'è in programma di girare un altro video. Ovviamente non possiamo dire niente ancora perché Oh, dai, una piccola anticipazione. Sarà in aeroporto forse? sarà No. qualcosa Ok, che i Lost non hanno ancora fatto. quindi qualcosa di nuovo. Di nuovo, ma proprio nuovo nuovo.
Bene, io ho quasi paura. Temo. Va bene, io ragazzi vi ringrazio e speriamo di vederci appunto alla data di Milano per quanto mi riguarda, e alle ragazze nelle altre date insomma estive.